Pietra madre, chiusa la coprogettazione, presentato il Comitato Tecnico Scientifico. Si è conclusa con successo la fase di coprogettazione del progetto Pietra Madre, che unisce i comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Noce e Polignano a Mare nella candidatura Capitale Italiana della Cultura 2027. Il percorso, che ha coinvolto in modo attivo le comunità locali attraverso incontri partecipativi, ha portato alla presentazione di circa 150 progetti, espressione della vivacità culturale e del fermento creativo del territorio. Il dossier finale sarà inviato al Ministero della Cultura entro il 26 settembre 2024, chiudendo formalmente la seconda fase del progetto. Per celebrare questo importante traguardo è stato programmato un evento pubblico in cui bambini e giovani saranno protagonisti di un momento simbolico dedicato al futuro. Nel corso della chiusura dei lavori ad Alberobello è stato presentato il Comitato Tecnico Scientifico di Pietra Madre. Questo gruppo di esperti avrà un ruolo centrale nel fornire contributi scientifici e culturali, dando forma alla visione strategica e allo sviluppo sostenibile dei territori coinvolti. Abbiamo presentato il Comitato Tecnico Scientifico, fatto dai grandissimi nomi come Lino Banco, Gennaro Nunziante, Giuseppe Manfredi, ma tantissimi altri, Vittorino Curci, che sono qui con noi a condividere questo bellissimo viaggio verso la capitale della cultura 2027. Un entusiasmo grandissimo anche da parte dei componenti del comitato, non solo delle associazioni, non solo di tutti quelli che ci stanno aiutando a mettere insieme questo bellissimo progetto, ma anche questi professionisti della cultura, dello sport, dell'arte, che ci stanno dando tanti bellissimi spunti per chiudere questo dossier che presenteremo il 26 di settembre. Sì, ho capito, ho afferrato tutto, è inutile che mi parlate in otto, capisco. E qui c'è il quibus, come direbbe Rino Banfi. Voi volete che io partecipi, e figuratevi con questi nomi che mi avete detto, Nunziante senza fare il nome ed altri che io conosco, pezzi grossi, colti, molto più colti di me, figuratevi se io dico no. Voi volete che io faccio parte di questa commissione, chiamiamola così, per accettare Alberobello come città di cultura nel mondo? Già lo è in effetti, però diciamo di più. Ma questo fra 2 anni. E qui sono i chevoli, che io ce l'ho 88. È chiaro il discorso che faccio io? Siamo ai tempi supplementari? Devo fare i rigori? Devo fare i rigori a oltranza? Non lo so. Comunque dico sì, e come? Con molto cuore accetto questa cosa. Ci vediamo fra 2 anni. Sono Giuseppe De Bellis, sono il direttore di Sky TG24 e sono orgoglioso di essere tra i componenti del Comitato Tecnico Scientifico a sostegno della candidatura di Alberobello con Castellana Grotte, Noci e Polignano a Mare a Capitale della Cultura Italiana 2027. Una candidatura che è un passaggio chiave della crescita di questo territorio, quella che è già avvenuta e quella che ci potrà essere, anzi quella che ci dovrà essere. Il turismo, che è il principale volano di questa crescita, è una straordinaria risorsa, ha permesso la valorizzazione e la realizzazione dei nostri comuni, ma adesso è arrivato il momento di fare qualcosa di più. Non basta la bellezza del nostro paesaggio, il mare, la terra, la pietra, la cura dei nostri centri storici, affinché tutti vedano di che meraviglia ci si possa innamorare arrivando qui. Non basta la gastronomia, i sapori dei nostri prodotti, non basta il cielo più bello del mondo e la palette di colori più intensa che la geografia e la geologia possano regalare. Questa candidatura deve puntare certamente su questo, ma anche su altro, perché questo territorio è molto di più: è rispetto, è diversità, è orgoglio, è tradizione, è arte, è artigianato, è agricoltura, è accoglienza, è memoria, è anche voglia di futuro. In una parola, è cultura, appunto, una cultura diversa che non si esprime con un solo aspetto, con una sola arte, con una sola straordinaria competenza, ma che è appunto l'insieme del tutto. Ciò che rende speciale questo territorio è proprio questo, il fatto di essere permeato di un'identità fortissima che passa però attraverso tutti gli aspetti che citavo poco fa. E dunque è il modo migliore di essere capitale della cultura questo, perché è un prisma che permette di guardare da qualunque prospettiva e di arrivare allo stesso punto, la cultura diffusa.
che tutto tocca e tutto contamina. Questa potrebbe essere una candidatura straordinaria, è una candidatura straordinaria, è originale, è forte, soprattutto è una candidatura onesta, perché si basa su ciò che siamo e racconta ciò che siamo. La parola del futuro per me è autenticità. Buonasera a tutti voi, scusate se io mi collego soltanto con questo video, ma sono a Roma e quindi è l'unico modo che ho per dialogare a distanza. Innanzitutto grazie a te Francesco per questo invito e per una fiducia che hai riposto in me rispetto a questa bella iniziativa del rendere Alberobello capitale della cultura. E io ritengo che sia una cosa molto interessante, al di là di come vada a finire questa partita, il fatto che una comunità come quella alberobellese si interroghi sul suo essere. Quindi ben venga una cosa del genere. Ripeto, al di là di come possa andare a finire, diventa bello ed interessante studiare se stessi, capire chi siamo, che cosa vorremmo fare, se siamo contenti di quello che c'è, se invece ci manca qualcosa di diverso, se questo turismo che noi viviamo è un turismo che, come dire, esautora le nostre voglie, o se invece si possa fare altro. E siccome tutto quello che si può realizzare, tutto quello che è un cambio passa da fattori culturali che prima devono essere vissuti pienamente, altrimenti il rischio è quello che si nota già nelle città che hanno vissuto l'esperienza di essere capitale della cultura, che subito dopo c'è il deserto. Perché c'è il deserto? Perché non si è fatto un lavoro specifico sulle persone di quella comunità. Ecco, noi siamo chiamati, almeno io penso, che l'elemento più importante, ancor prima della progettualità, di tutto quello che si può esporre, ce n'è tanta roba da poter fare, ci sia questa condizione essenziale di sensibilizzare le persone a capire il senso di questa iniziativa. Io ritengo che sia il primo elemento strategico di far sì che questa cosa possa avere poi un successo. Io vi saluto e mi terrete così, con questa adozione a distanza che avremo, e comunque sempre nella volontà di essere partecipe a questa cosa. Un saluto a tutti. Dopo la condivisione con le scuole, con un importante questionario compilato da migliaia di bambini e ragazzi dei quattro comuni, dopo la condivisione, l'ascolto, il confronto che abbiamo avuto con le associazioni, culturali, con le imprese culturali, abbiamo incontrato anche le imprese di tutti e quattro i territori che vorranno sostenere questa candidatura, e stiamo in un comitato dei sostenitori, stiamo anche facendo un'attività di fundraising, oggi si insedia il Comitato Tecnico Scientifico. 15 grandi nomi della cultura, della Puglia e dell'Italia, ci sono grandi nomi, della cultura italiana e del mondo dello spettacolo che ci aiuteranno a costruire la mission e la vision di questo progetto strategico di pietra madre che vedrà appunto questi personaggi essere anche ambasciatori del nostro territorio, del nostro brand, del nuovo brand pietra madre. Sabato 14 settembre, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha partecipato al convegno annuale della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, svoltosi al Teatro Petruzzelli di Bari. L'evento, intitolato Il futuro del lavoro, demografia tecnologica e formazione, ha visto il presidente Emiliano esprimere il suo saluto istituzionale, sottolineando l'impegno della Regione nell'orientare il futuro delle professioni attraverso l'adozione e l'implementazione delle nuove tecnologie. Oggi abbiamo accolto i cavalieri del lavoro italiani nel Teatro Petruzzelli per parlare dell'impatto delle nuove tecnologie sul lavoro. Si rischia da un lato di dover improvvisamente cambiare la propria azienda, la propria vita, il proprio modo
di studiare, il proprio modo di scrivere, il proprio modo di conoscere le notizie e di utilizzarle ai fini della propria attività. Dall'altra parte c'è un'opportunità straordinaria di fare le cose meglio, con maggiore precisione, con maggiore economicità e soprattutto con maggiore precisione. Questo impatto sul lavoro delle nuove tecnologie può e deve essere il compito della Regione Puglia. La Regione Puglia vuole offrire la propria bellezza, le proprie università, i ragazzi, la nostra capacità di accoglienza per costruire in tutti i luoghi della regione una idea diversa del lavoro. Qualcuno lo chiama South Working, ma in realtà si tratta di capire se sarà ancora necessario in futuro lavorare in una fabbrica, in un ufficio, tutti raggruppati, o se sarà possibile evitare spreco di trasporto pubblico e quindi lavorare in casa e vedersi solo quando è assolutamente necessario di persona. Insomma, prevedere il futuro è assolutamente necessario e la Puglia si vuole proporre come un luogo dove la previsione del futuro è più facile, anche grazie alle energie che i giovani pugliesi stanno mettendo in campo. Migliaia si occupano di queste cose. Tra breve al Petruzzelli sempre ci sarà una riunione di 1000 giovani che si stanno impegnando nello studio dell'intelligenza artificiale e chissà che succederà nel futuro del lavoro, ma ovviamente anche delle nostre